cosa dire? Non vorrei ripetere alcune cose che in particolare sono state dette da chi mi ha preceduto, dall'Ampi, dalle ACLI. Questa è la risposta migliore che noi potevamo dare. All'inizio, quando ci siamo sentiti, avevamo tutti la necessità di reagire immediatamente, di nuovo, a quello che era il terrorismo, a quello che era il pericolo che tutti noi abbiamo immediatamente capito, che qualcuno ci voleva proporre ancora lo scontro di civiltà, la guerra, la divisione, l'intolleranza. E allora noi, la nostra Camera del Lavoro, che in questa città è molto presente dal punto di vista del rapporto con la sua cittadinanza su alcuni valori fondamentali, che sono i valori della pace, i valori della tolleranza, i valori della difesa, di tutte quelle che devono essere le libertà di pensiero, contro ogni forma di intolleranza, perché stanno aumentando le forme di intolleranza, perché si viene considerati diversi per sesso, per razza, per religione. Noi diciamo di no. I lavoratori lo sanno, quando vengono meno le libertà, quando si tolgono i diritti ai lavoratori, peggiorano le condizioni di vita, e questo mondo non è un mondo che va meglio, è un mondo che va peggio. Quando noi ci troviamo di fronte in queste ore ad un dramma terribile, perché si colpisce la libertà di stampa, si colpisce una delle cose più importanti che fanno parte del pensiero dell'uomo e della manifestazione di questo pensiero, noi non possiamo stare zitti, e non stiamo zitti perché avviene in Europa, nel cuore, nella culla di quello che è stato il mondo della tolleranza, di quel mondo che ha sconfitto la dittatura e la barbarie nazifascista. Ebbene, noi dobbiamo sapere che c'è chi in queste ore lavora per dividerci. Noi abbiamo fatto un'altra cosa. Qui ci sono tantissime associazioni che hanno magari su alcuni punti opinioni diverse tra di loro, ma che hanno deciso tutte quante insieme di dire no al terrorismo e di dire sì alla pace, perché noi vogliamo la pace, perché vogliamo che ognuno possa essere libero di esprimere le proprie opinioni, il proprio orientamento religioso, e lo possa fare in un regime democratico tollerante di queste differenze. Ed è per fare questo che noi abbiamo voluto essere qui, perché noi da tempo siamo impegnati in una grande battaglia per il lavoro, perché in questo momento la crisi che c'è in Europa non sta favorendo quelli che come noi vogliono proporre questo mondo diverso. E allora devono sapere che ci siamo noi qui, che siamo un argine contro l'intolleranza della Lega, un argine contro l'intolleranza della destra in Europa, che ha rialzato la testa e dentro la crisi spaventa le persone urlando che chi è diverso gli porterà via il posto di lavoro. Ecco, per queste ragioni noi qui vi ringraziamo. Vi ringraziamo perché stiamo dando una dimostrazione di come si possono unire queste diversità, perché l'unione per noi oggi è la cosa più importante. Tutti quanti insieme. Grazie, e noi ci saremo sempre.